questo gruppo, ecco, che potrebbe risolvere questi problemi con la maggioranza e l'opposizione per quanto concerne ovviamente il Consiglio Comunale e poi chiaramente con la collaborazione di tutte le società sportive. Bene, allora adesso c'è l'intervento, sì, volevo aggiungere, sì, prego, prego, prego. In merito a quello che ha detto giustamente il consigliere Brogna, per quanto riguarda l'ultimo bando noi abbiamo partecipato in realtà, però c'era un cofinanziamento sostanzialmente, per cui diciamo da un punto di vista delle casse non abbiamo ottenuto diciamo questo risultato e allo stesso tempo ci sono degli indici Istat che hanno agevolato strutture diciamo in periferia sui territori, però tutte quante sono state portate, gli ultimi bandi, quelli che giustamente diciamo hai rappresentato, io li ho passati direttamente al responsabile per avere diciamo concretamente una certezza sulla procedibilità, questa è la cosa fondamentale. Però dobbiamo essere esatti e non dobbiamo, perché possiamo dare anche disinformazione. Vero è che il Comune di Capo ha partecipato all'ultimo bando, ma io ricordo all'assessore Corcione che il bando si è aperto il 1 settembre con scadenza 10 ottobre ed è un bando a sportello, giustamente come diceva l'assessore Di Monaco, che non vedo più nella risposta all'interrogazione, chi prima arriva diciamo è agevolato. Ma se noi presentiamo la domanda il 9 ottobre, il giorno prima della scadenza, ma come vuoi che possiamo attingere a quel finanziamento? E allora voglio dire, non distorciamo le cose, diciamo le cose come sono. Poi sui bandi, ecco, tutti questi bandi che ci sono, d'accordo, dirlo al dirigente, sollecitare il dirigente, ma dico io stare lì tutti i giorni affinché, voglio dire, le carte vadano avanti, perché anche questo è il nostro compito. Bene, allora, come Corcione è insomma coinvolto nel mondo dello sport attraverso l'atletica leggera, invece Massimo Antropolo è coinvolto in qualità di dirigente dell'Endas Capua, che insomma è qui così scritto, e quindi magari giochi anche tu, fai anche tu sport, giochi a pallamano. A te la parola, prego. Grazie a tutti, complimenti a Michele per questa bella organizzazione. Io mi riallaccio un po' a quello là che diceva Scaringi poco tempo fa, perché lui ha parlato di benessere psicofisico che avviene attraverso l'attività sportiva. Non tutti sanno che nel 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità andò a redigere quelle che erano le linee guide per l'attività fisica e la lotta alla sedentarietà. Linee guide che non erano rivolte tanto ai medici o ai sanitari, ma erano rivolte proprio ai politici e ai dirigenti per limitare quelli che erano i costi nella sanità dovuti alla carenza di attività fisica. L'attività fisica, come diceva prima Scaringi, combatte l'obesità, che è fonte di malattie cardiovascolari, riduce l'uso di farmaci tesi a abbassare la pressione arteriosa, riduce l'uso di farmaci tesi ad abbassare la glicemia nel diabete, addirittura il soggetto che fa attività fisica più facilmente smette di fumare. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità redige queste linee guida e con delle parole chiavi, nella quale every move count, ogni movimento conta. Ma quale movimento possiamo fare? Oramai l'unico campo sportivo veramente un po' più che suona che rispetta questi standard, forse il campetto sportivo di Sant'Angelo del Forum si è innamorato con l'amministrazione Antropoli. Poi prima fu fatto il campetto sintetico, il campetto sintetico nel campo di Via Pomerio. Da allora praticamente non è stato fatto nulla. Ci parlavamo prima del bando sullo sport in periferia. Il bando penso che sia stato perso più di una volta, mi pare. Michele, quante volte è stato partecipato? Nel 2020, nel 2022 e nel 2023, tutte e tre le volte è stato fatto questo bando per la struttura di Sant'Angelo in Formis. No, non è nuovo.
Vabbè, comunque, voglio dire, per tre volte perde, quindi io penso che le scusanti possono essere veramente poco, ma vogliamo parlare di altro. Volendo fare movimento a capo, non ci sono neanche piste ciclabili, tanto per intenderci. Quindi praticamente la situazione in questo momento versa, è sicuramente molto molto grave. Ed è grave perché i nostri figli mai più che oggi hanno bisogno di socialità e di aggregazione. Non siamo più negli anni 70-80, quando i nostri figli uscivano per strada, giocavano a pallone per strada. Oggi non si può fare più. E purtroppo a casa fanno uso e forse abuso di videogame, di PlayStation e quant'altro. Il videogame, ritornate, riduce la capacità di attenzione dei nostri figli, per cui un bambino che gioca troppo con i videogame avrà minore capacità di attenzione a scuola. Questo è oramai dimostrato dai neuroscienziati, come pure l'uso dei social. Se ci fate caso, sui social i video sono ricchi, sono sempre video brevi, e ad ogni video tu riesci a vedere quello che viene successivamente, per cui tu sei stimolato ad andare avanti e riesci a fare zapping in un modo tutto studiato, con il telefonino, con i social e quant'altro, tutto studiato, perché tu devi andare a ripetizione ai reel successivi. Tutto questo riduce quello che è la capacità di attenzione dei nostri ragazzi, provoca sedentarietà, provoca l'obesità, che adesso ci ritroviamo spesso nella nostra società, e dall'obesità tutte le malattie cardiovascolari e metaboliche che ci troviamo, fermo restando che un soggetto obeso è anche un soggetto nel quale il tumore viene scoperto dopo ed è più difficile da curare. Quindi io parlo con molto rammarico, perché in questa città effettivamente lo sport ha fatto molti passi indietro negli ultimi anni. Prima si vedeva qualcosa, adesso pare proprio di no. Io spero che nel prossimo futuro, grazie all'interessamento di tutti, della maggioranza, dell'opposizione, del sindaco, degli assessori comunali, si possa fare di più. Secondo me non è difficile, perché partire da zero, anche un piccolo passo, vuol dire che hai fatto un qualcosa. Grazie.